Senza Cervone e Neri da una parte e senza Stroppa dall'altra, Brescia e Piacenza giocano un mini spareggio per staccarsi da quota 1 in classifica. I padroni di casa sfoggiano subito un promettente impeto agonistico. Quello che vedete è il romeno Sabò. Cerca spazio per il cross, lo effettua, il colpo di testa di Bizzarri e il pallone che finisce molto vicino al palo. Ancora il Brescia. Questa è un'incursione di Doni. Davanti a lui c'è Scienza e viene superato. Un altro lancio in profondità, lo stop e il pallone colpito con un braccio da Dellicarri. Rivedendo l'episodio, la sensazione è che l'intervento di mano di Dellicarri, che dà le spalle a Bizzarri, sia però involontario. Comunque, siamo al quinto minuto, calcio di rigore, Bizzarri contro Sereni e c'è la parata di Sereni. Questo è il terzo rigore sbagliato dal Brescia nel giro di 5 giorni, dopo i 2 falliti in Coppa Italia contro il Bari. Con l'innesto di Doni e Sabò al posto dei fratelli Filippini, Materazzi aumenta il tasso qualitativo della squadra, ma in compenso cala il ritmo, dando modo al Piacenza di crescere soprattutto con la vivacità di Rastelli qui al tiro. Ancora un'incursione da parte del Brescia, ma vedete, viene fuori bene il Piacenza. Il solito Rastelli si gira anche qui molto bene, ma il tiro è fiacco e senza difficoltà per Zunico. Ora il Brescia, Doni. Poi questo lancio in profondità molto buono per Hubner, colpo di testa, tiro di Sabò ed è gol. 40° minuto, Brescia 1 e Piacenza 0, rete di Sabò. A coronamento di un'azione in cui in chiusura del tempo alla lunga emergono i valori individuali superiori dei lombardi. E a 3 minuti dalla fine, in pratica dopo quindi questo gol, la situazione si complica per la formazione di Guirini. Questo a causa della seconda ammonizione, conseguente espulsione, proprio dell'uomo faro Scienza. Sulle immagini montate da Alessandro Morbidelli con Sacchetti al posto di Rastelli, passiamo alla ripresa, dove Hubner non si limita al ruolo di ottimo suggeritore. Lo vediamo partire, uno stop a seguire da parte di Hubner, il suo tiro ed è gol. Primo minuto del secondo tempo, Brescia 2, Piacenza 0 e gol di Dario Hubner, numero 5 in campionato. Successivamente entreranno Neri per Bizzarri, Bordina per Piovanelli, Pirlo per Doni, Valtolina per Murgita, Emanuele Filippini per De Paola. Possiamo dire da adesso in avanti non c'è più partita, si vede soltanto il Brescia. Ancora Hubner, il solito Sabò molto bravo, cerca la linea di fondo in mezzo. Il tiro da parte di Hubner pronto alla conclusione, ma è un tiro che finisce fuori. Il Brescia adesso con Doni. Una traversone, sempre rifinitore Hubner, questa volta per Neri, palleggio rovesciata e il pallone toccato da Sereni. Ha un'ultima possibilità il Piacenza su calcio di punizione. La rincorsa è di Tranezzani, la sua conclusione, e questa volta è bravo il portiere del Brescia. Ribadisco il risultato finale, Brescia 2, Piacenza 0, e possiamo trasferirci in studio.